Alcuni comuni stanno pagando il dovuto adeguandosi ai nuovi contratti, altri stanno iniziando a muoversi nella stessa direzione e anche chi non è mai stato in regola con i pagamenti si starebbe attivando per estinguere le vecchie situazioni debitorie. Potrebbe presto allentarsi il braccio di ferro tra la società SIA e i comuni dell'Aro Foggia 4, innescato dal mancato adeguamento delle tariffe che la società di igiene urbana aveva richiesto in seguito alla mancata realizzazione del sesto lotto della discarica di Cerignola e il conseguente oneroso trasporto dei rifiuti sino a Grottaglie. Gli incontri tra le parti stanno diventando sempre più frequenti e la soluzione ai contenziosi ancora in piedi non sembra più così lontana. L'obiettivo è duplice, spiega il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo: da una parte assicurare la sopravvivenza di SIA, chiedendo anche l'intervento della regione, dall'altra garantire un efficiente servizio di pulizia delle città. È un braccio di ferro che va avanti da tempo, legato appunto su quello che è il contratto in essere, su quello che sarà la sottoscrizione del contratto d'Aro e sull'adeguamento appunto delle tariffe, legato anche al fatto che non c'è stata la costruzione del sesto lotto e che ha comportato appunto una migrazione di rifiuti, perché i nostri rifiuti vengono portati a Grottaglie. Devo dire che le ultime interlocuzioni hanno trovato uno sviluppo positivo, perché un po' la richiesta nostra di riperimetrare l'Aro, la richiesta altrettanto di far sì che ci fosse una presenza della Regione Puglia quasi a garante di quelli che devono essere i rapporti tra le istituzioni, ma tra le comunità, questo ci mette nelle condizioni di sperare bene. E proprio nelle ultime ore, ancora stamane, c'era un incontro tra i tecnici del Comune di Trinitapoli, i tecnici della SIA, affinché si possa divenire ad una sorta di adeguamento definitivo del contratto ed essere prossimi e pronti alla sottoscrizione del nuovo contratto d'Aro per risolvere questa annosa questione, perché quello che ci prime è far sì che magari SIA possa uscire definitivamente da questo stato di difficoltà finanziaria e poter essere messa nelle condizioni di acquistare mezzi nuovi, di poter far lavorare i lavoratori con maggior sicurezza e tranquillità, così tutto questo possa riverberare in meglio in quello che deve essere un servizio efficiente, efficace e dignitoso per le nostre comunità. Nei giorni scorsi i carabinieri del NOE hanno sequestrato a Cerignola, in contrada Forcone Cafiero, un'area di 25.000 metri quadri sulla quale erano state abbandonate le terre di scavo provenienti dalla realizzazione del quinto lotto della vicina discarica. Il presidente del consorzio Foggia 4 e sindaco di Cerignola Franco Metta è stato denunciato insieme ad altre due persone. Sono rifiuti che abbiamo ereditato dal passato, si è difeso Metta, e per lo smaltimento dei quali occorreva 1,5 milioni di euro, di cui SIA non dispone. L'auspicio del sindaco di Trinitapoli Francesco Di Fio è che la nuova vicenda giudiziaria non rallenti la risoluzione delle controversie esistenti tra SIA e i comuni del consorzio. Non so se possa incidere questo per quanto sta accadendo con la magistratura, ma io credo che su uno scenario proprio manageriale e su quella che può essere una politica economica della società sia indispensabile fare uno sguardo al di là di quelle che sono le situazioni attuali.